Mario Desiati, si dice che non bisognerebbe mai andare a vedere un film tratto da un libro che è tanto piaciuto. Tu come la vedi? Io le considero due opere distinte e separate, anche se poi l'idea è la stessa, il soggetto è lo stesso, sia del libro che del film. Alla fine il regista è un autore e quindi come lo scrittore dà una sua trasfigurazione di quello che lui racconta. Il regista è un narratore, ovviamente utilizzando la sua arte. E quindi io sono, come dire, un po' critico su questo luogo comune. Uno, due, tre, vai! L'esperienza di scuola, che è un po' colpito forse tutti per la grande distinzione, è quella di Arancia Meccanica, nel senso che Arancia Meccanica è stato un libro che non ha avuto la stessa potenza dirompente che ha avuto invece il film di Kubrick. Il libro di Burgess è stato però a suo tempo anche ha avuto un discreto successo, ma non quel successo che ha avuto quel libro. Hanno avuto due risultati molto diversi fra di loro, forse uno più importante per la storia del cinema, l'altro meno importante per la storia della letteratura. Ai giorni nostri esiste invece un altro fenomeno, che anche questo è un po' di scuola, cioè la novelization. Si parte da un film per arrivare a un libro. Tante volte da una sceneggiatura di un film che noi andiamo a vedere al cinema, poco tempo dopo esce un libro che viene, diciamo, scritto, tenendo presente la struttura dello script. Se tu dovessi pensare alla casa editrice dove lavori, la Fandango. C'è un grande, diciamo, interesse editoriale a far sì che alcuni progetti narrativi possano diventare anche progetti per il cinema. E non è soltanto un, come dire, non è soltanto perché la Fandango Libri è legata alla Fandango Cinema, ma è anche probabilmente un aspetto delle sinergie che si possono oggi sfruttare, che un tempo non si potevano sfruttare. E inevitabilmente accade che un libro che ha una sua riproduzione cinematografica è un libro che ha anche un suo mercato ulteriore, non soltanto appunto quello del periodo in quale esce, ma anche il periodo nel quale poi esce il film, che dà una nuova vitalità al libro. Vedi? Questo mix, secondo te, è un bene, un male, un segno dei tempi? Sicuramente un segno dei tempi. Forse, diciamo, se dovessimo parlare più di operazioni culturali, diciamo che hanno forse un meno pregio, un meno valore l'operazione della normalization. Cioè, la normalization cioè quel discorso che dicevo prima, di partire da uno script cinematografico per poi arrivare alla produzione di un libro. Nel caso invece in cui partiamo da un romanzo, il romanzo ispira l'idea di un regista che ne vuole raccontare il suo punto di vista, attraverso la sua visione, bene, qui invece entriamo in un altro campo che secondo me invece è foriero sicuramente foriero di novità, foriero di ispirazione, sicuramente anche di sviluppo di alcuni talenti. Perché tante volte le storie della letteratura sono storie che hanno anche una loro dimensione inevitabilmente cinematografica.